Cari pellegrini, siamo alla fine del mese di giugno. Voglio dedicare questo breve editoriale proprio a questo periodo temporale, cioè la fine del mese di giugno, e voglio leggervi dei versi di Ungaretti, che ci parlano appunto di una sensazione che si può avvertire nel mese di giugno. Ora, io ricordo sempre, perché mi piace curare questo aspetto didattico, forse anche per deformazione professionale, che uno diciamo, l'elemento un po' caratterizzante di questo umile impegno del Cammino dei Tre Sentieri è quello di far capire, di convincerci, per poi convincere anche il nostro prossimo, in merito alla bellezza della verità cattolica. E per cui dobbiamo anche saper utilizzare, in funzione di questa, della glorificazione della verità cattolica, del trionfo della verità cattolica, anche la bellezza che possiamo leggere in alcuni versi, e quindi in tutte le manifestazioni artistiche, le buone manifestazioni artistiche, convinti come siamo, come afferma San Tommaso d'Aquino, che esiste sempre una sorta di potenza obbedienziale, per cui la natura è stata creata da Dio, predisposta all'accoglienza della grazia, per cui al di là, per esempio, delle intenzioni di alcuni autori, di alcuni artisti, ci possono essere degli elementi che dicono delle cose profondamente vere e che quindi possono servire appunto alla glorificazione della verità cattolica, sempre però nella convinzione che la verità cattolica è vera non perché è bella, ma è bella perché è vera. Quindi è vera non perché è bella, ma è bella perché è vera. Cioè la bellezza della verità cattolica sta prima di tutto nel suo essere verità. Detto questo, allora io vado a leggervi e a fare qualche piccola riflessione in merito a questi versi di Ungaretti. Ungaretti dice così: giugno. Oscillo al canto di una strada come una lucciola. Mi morirà questa notte? Allora facciamo un po' di composizione di luogo. Il poeta immagina di passeggiare in una serata di giugno, in una calda serata di giugno, dove è gradevole passeggiare. Però sente il suo passo, il suo camminare, il suo procedere come qualcosa di oscillante. Come l'oscillazione anche della lucciola, no? La quale lucciola appunto vola oscillando, ma la lucciola, si sa bene, dona quel chiarore molto bello, molto affascinante, ma nello stesso tempo anche molto fragile, perché la lucciola è un insetto estremamente fragile che vive anche poco. E tant'è vero che lui poi dice: mi morirà, si chiede, no? Mi morirà questa notte. E allora, da un punto di vista naturale, che cosa vuole dire Ungaretti? Dice una cosa che è profondamente vera. La nostra vita è fatta di sensazioni molto belle, molto gradevoli, molto consolanti. Ed ecco perché Ungaretti utilizza l'immagine del passeggiare in una calda serata di giugno. Ma nello stesso tempo, anche nel vivere ciò che è consolante, l'uomo avverte la sua precarietà. Il passo di questo ideale camminatore, secondo Ungaretti, è oscillante. Oscillo al canto di una strada. E vedete, questa è una verità altrettanto indiscutibile. Noi viviamo nella dimensione della precarietà. Io amo dire, forse sono anche un po' ripetitivo da questo punto di vista, che ci sono solo due categorie di persone che pensano di poter fare della propria vita, del proprio essere, la risposta a se stessa, a se stessi. E sono o i dementi, cioè coloro i quali poverini non ce la fanno, o i folli che ormai hanno perso qualsiasi tipo di aggancio alla realtà. Ma l'uomo intelligente non può che riconoscersi in una dimensione di precarietà. E questa dimensione di precarietà, poi Ungaretti la amplifica dicendo: ma questa lucciola che richiama il mio camminare, il mio vivere delle sensazioni anche gradevoli, per caso potrà anche morire questa notte? Perché è così. La nostra precarietà è totale. Noi possiamo, e anche questo l'abbiamo detto più volte,
dobbiamo governare il nostro tempo, gestire il nostro tempo, programmare il nostro tempo. Guai se non fosse così, saremmo degli animali, delle bestie, dei bruti. Ma nello stesso tempo, contemporaneamente, chiedo scusa, dobbiamo tenere presente che il tempo è un dono, che il tempo non ci è dovuto, che il tempo è sotto la signoria di qualcun altro, non è sotto la signoria nostra. E allora ecco la riflessione da farsi. La precarietà non si risolve con la precarietà. L'instabilità non si risolve con l'instabilità. Io non posso darmi la stabilità se vivo in una dimensione ontologica, cioè relativa alla mia sostanza, al mio essere, nella dimensione della precarietà. Ed ecco perché ho bisogno della roccia. Ed ecco perché ho bisogno di colui che è immutabile. E colui che è immutabile è Dio, ma il vero Dio. Cioè quel Dio che si avvicina talmente da propormi una cosa che è umanamente inimmaginabile, cioè di vivere della sua stessa vita, cioè di vivere nella dimensione della grazia. Il Dio cattolico è l'unico vero Dio, perché è il Dio che ci offre la stabilità, non semplicemente in un'adesione di tipo, possiamo dire, semplicemente intellettuale, ma un'adesione che significa aderire alla sua stessa vita, per fare in modo che quella sensazione bella, come potrebbe essere il passeggiare, stando all'immagine di Ungaretti, in una calda serata di giugno, possa non essere una sensazione lì isolata, ma la prefigurazione di una stabilità che possiamo già vivere in questa vita e che poi otterremo pienamente in paradiso. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.